secondo me è stato proprio un suicidio più che tattico, mentale, perché dai proprio l'idea a tutto il resto della squadra di non incidere, capito? Quindi è questo il punto, perché poi emotivamente per chi magari ha anche se uno ha giocato poco a pallone o comunque ha poca esperienza, un gruppo di giocatori viene motivato da sempre dalle scelte del mister, no? Che vedono più o meno positivo o no. Secondo me quello è stato un momento topico della partita e ha deciso. E poi Novaresi ha sbagliato anche i due interventi, vabbè, magari quello è stato un passo successivo, però secondo me avremmo potuto strappare secondo me un pareggio se Reia non avesse fatto quella scelta. Secondo me la sintesi di tutta la partita è quella, lo so, è banale, però è quello. Che la Lazio fondamentalmente neanche a dire che ha giocato, perché intelligentemente Mauri si è posizionato sull'area offensiva in modo strategico, ha fatto una buona partita, ha fatto salire la squadra. Lazio al primo tempo ha anche giocato bene, però poi al secondo tempo si è persa con quel cambio tattico. Sì, stavamo dicendo prima, commentando, che comunque a un certo punto abbiamo visto Novaretti sia in difesa, che sinceramente una coppia così scarsa non la vedevamo da tempo. Anche gli stessi Gribari e Siviglia erano meglio, forse. Ma infatti questa cosa mi sorprende, perché io penso che Tare sia un attento osservatore dei giocatori che prende, però diciamo a questo punto mi vengono un po' dei pensieri, cioè anche lui accetta delle scommesse a scatola chiusa, e questa cosa non va bene per la Lazio, per una società importante come la Lazio. La Lazio non può prendere giocatori a scatola chiusa. Io pensavo che Tare l'avesse visionati un minimo. Io capisco che a volte possono esserci delle buone sorprese sul mercato, ma tanto vale a sto punto mettere dei giocatori di primavera. Ci sono due centrali difensivi in primavera che secondo me vale la pena testare, Ciani e Novaretti sono due giocatori non so come fanno a giocare. Io con tutto il rispetto, perché sono pure tra l'altro persone di pari, ma giocare a pallone per loro in Serie A è... non so come facciano, veramente. E su questo Tare mi ha deluso tanto, perché ha preso sempre buoni giocatori nella sua carriera, però qua l'ha preso proprio a scatola chiusa, senza vederli. Sì, ma anche perché poi le scommesse, diciamo, che le può fare sui giovani, perché la primavera, ecco, ci ha dimostrato che comunque è una primavera vincente, sono ragazzi giovani, interessanti, e le scommesse comunque sulla primavera vanno anche bene, perché magari su 15 giovani che prendi magari te ne escono 5, 6 e va anche bene, giochi in primavera. Ecco, a tal proposito, no? Ma proprio per giocare a pallone, non è per la Lazio, cioè una cosa. A tal proposito, stavo dicendo, adesso lanceremo anche magari un sondaggio in radio, ma a prescindere che lo titolo il prossimo anno non se ne andrà, perché poi alla fine non se ne andrà, tutte le voci sui russi, sui altri gruppi sono comunque alla fine anche delle dere in questo momento. Non se ne andrà lo titolo. Dove questa squadra può migliorare, dove lo Tito deve intervenire per poter almeno avere una squadra decente, avere giocatori decenti in campo? Dove migliorarla, quali sono i ruoli chiavi per poter fare un campionato buono il prossimo anno? E l'altra domanda è questa: preferiresti andare in Europa, sì o no? Ma sì, tu ti trovo all'ultima su questo sempre, perché io vengo da una Lazio antica, per noi
in Europa è sempre stato un sogno vedere la Lazio che gioca con le squadre europee, consapevole che magari non può andare avanti, però anche l'idea, no? O comunque la speranza che uno possa vincere sempre, cioè ti sfido di apprezzare, cioè, non riesco a pensare come un tifoso non posso sempre sperare nel meglio. Poi per quanto riguarda l'Odito, secondo me risentirà, per fortuna nostra, ma è una forza di netta, risentirà della contestazione a lui fatta, e quindi quest'anno vorrà inevitabilmente dimostrare che lui è capace a fare, quindi qualcosa in più secondo me, a meno che veramente non sia fuori di sé, secondo me quest'anno farà una ottima squadra, non so, sono fiducioso perché deve dimostrare di fronte all'opinione pubblica, parliamo del tipo della Lazio, dei tifosi della Lazio, dimostrerà di, e quindi comprerà secondo me buoni giocatori. Anche perché su questo sono fiducioso, quindi la Lazio secondo me farà un ottimo campionato, sia che sta in Europa sia senza, quindi ma questo perché tifoso della Lazio ha fatto una grande protesta, e almeno in questo spero che lui, secondo me lui è stato colpito da questa cosa, sono consapevole, anche perché lo so per certo, insomma. Beh, sicuramente la protesta quella che hanno fatto e quindi la protesta quella che abbiamo fatto tutti noi tifosi, sperando che poi arrivi qualcuno che, io non credo che poi lo dica, non se ne vada, perché poi gli arriva qualcuno, una persona seria che possa investire in modo importante la Lazio, secondo me come tutti gli imprenditori che gli danno dei soldi che a lui lo fanno stare bene, se ne va, non c'è molto da dire, cioè, è un fattore commerciale, no? Anche la Lazio per lui è un prodotto, quindi nel momento in cui arriva una persona importante, secondo me la Lazio lo cede. Il problema è che non c'è nessuno, veramente non c'è nessuno. No, quello sicuramente no, in questo momento magari non c'è nessuno, però come stavamo analizzando poi tra noi in altre occasioni, nemmeno perché crea interesse verso la Lazio Lotito, perché magari se Lotito volesse vendere comunque la società, magari ci sono degli strumenti. Vendere, perché la Lazio comunque oggettivamente parlando, se uno lo vede in modo distaccato da spettatore esterno, la Lazio comunque è un gioiellino, perché comunque la Lazio è una società stata dal punto di vista economico, ha una primavera che è il top in Italia, che questa è una cosa importante, non è una cosa da sottovalutare. Oggettivamente non bisogna disconoscere le cose che la società comunque ha fatto, e comunque sono, ripeto, oggettivamente la vere, sono fatti concreti, al di là delle fortunate vittorie che abbiamo avuto nelle coppe, no? Perché comunque è una serie fortunata, perché comunque la Coppa Italia ci arrivi con 3-4 partite, comunque sono soddisfazioni, figurati, non è quello il punto. Però la Lazio oggettivamente è un gioiello che secondo me non è che lo deve mettere in vetrina lo dito. Chi vuole, chi è interessato, è consapevole, cioè i grandi imprenditori vanno a verificare se la società è sana, se c'è un margine di crescita, e la Lazio ce l'ha tutte queste caratteristiche, quindi secondo me non è lo dito, è qualcuno che deve essere interessato fortemente a un business, perché la Lazio, a differenza di tante altre società, che se ne dica dal punto di vista economico, ed è un fattore importante, oggi come oggi la Lazio potrebbe essere appetibile. Il problema è che non credo ci sia qualcuno interessato, perché il calcio in Italia, guardate, la Roma non è che tutto, cioè non è tutto oro quel che luccia, non è che gli americani siano facili, io non vedo ad esempio che se ne dica tutta la grandezza degli americani, stadio, tutte queste fanfare che mettono in giro dal punto di vista mediatico, secondo me bisogna essere concreti, insomma, poi se qualcuno è interessato se la compra. Senti, un'ultima, perché fisiologicamente dopo 10 anni, che è massimo, tanti 2-3 anni, secondo me se ne va.
Ma vediamo un po', lo speriamo, e speriamo anche la persona che subentra all'Odido possa sicuramente far meglio. Ultima domanda ti faccio, Massimo, e poi ti libero. Una persona seria che sappia nel momento in cui comunica non farmi come lo dico a nome suo, ma a nome di tutti i tifosi della Lazio, perché lo dico quando parla a nome suo, non può rappresentare la storia della Lazio, perché lui parla sempre esaltando il suo ego, e lui non ha capito, non può essere laziale, perché il laziale parla sempre a nome del popolo, cioè non può essere lui il portavoce di una società così importante. Quindi speriamo che sia una persona che sappia comprendere la storia della Lazio e quindi si ponga nel modo corretto. Ti faccio un'ultima domanda e poi ti libero dai tuoi appuntamenti. Quattro nomi in entrata, quattro nomi in uscita. Che faresti tu personalmente nel prossimo mercato? Puoi spendere tra i 30 e i 40 milioni di euro come tesoretto, quattro nomi secchi. Gli altri due nomi? E in uscita? E in uscita? Chi non confermeresti o chi ti venderesti? Marchetti? E su Marchetti? Massimo, ultimissima domanda. Massimo, ultimissima domanda, che siamo stretti con la pubblicità. Domanda secchissima: close sì o close no il prossimo anno? Al 100%. Massimo, ti possiamo ridisturbare per le prossime volte? Guarda, Massimo, che la settimana prossima con noi cominciamo con una trasmissione che si chiama Il Nido delle Aquile. Che mo con Riccardo dobbiamo vedere se lunedì sera o martedì sera, più che altro forse martedì sera. Ah no, benissimo, benissimo. Poi io non sono d'accordo con te sull'Odido, però insomma, va bene così, ci vuole anche dibattito. No, no, io vorrei, io lo sai, sono autosospeso da quando, da 6 anni, quindi finché c'è lui. Certo. Lo dico un altro,